Sono Michele Pierangeli e sono un cittadino milanese, anche se da piccolo ho sempre amato fare le casette nei boschi in montagna e per questo sono qui alla Rive. Sono membro Rive ufficialmente da 2 anni con il progetto Eco Living e quest'anno soprattutto ho partecipato più attivamente alla vita Rive andando anche a supportare la facilitazione nel raduno autunnale o supportando alcune attività della Rive. Soprattutto la cosa che mi appassiona è la facilitazione che porto nel mio lavoro da coach e da facilitatore sia in organizzazioni che fanno impatto sociale, cooperative, fondazioni e anche aziende, e quindi porto un po' quello che gli ecovillaggi fanno nelle aziende e quello che le aziende fanno negli ecovillaggi. Unisco un po' i due mondi. L'idea di avere l'esperienza di tante comunità e quindi poter fare essere in un momento in cui tante comunità si uniscono e condividono le conoscenze per dare voce a un network più grande. E quindi l'idea di mettere tutte le conoscenze insieme e poter diffonderle facendo sì che tutta la rete diventi più resiliente e possa quindi prosperare maggiormente. L'idea che da soli le comunità possono fare tante cose, ma insieme si fa meglio. La Riva mi porta sia esperienza pratica di vita, quindi da me come cittadino mi fa uscire dalla zona di comfort, portandomi nel bosco, in una tenda, a lavorare con persone nuove, in un ambiente veramente molto accogliente dove tutti ti salutano, tutti sono fratelli e sorelle. E personalmente mi permette di approfondire anche parti di conoscenza di me stesso, di mettermi in gioco, di anche avere rapporti più profondi e passare anche del tempo con amici e amiche. Questo. La prima volta che mi è venuto in mente di avvicinarmi a una comunità è stato durante dei ritiri di Playfight, per cui grazie al Playfight, che è una pratica di consapevolezza corporea dove giochiamo a fare la lotta con l'intento di connetterci più profondamente sia a noi stessi che agli altri. E questi ritiri li abbiamo sempre fatti all'interno di ecovillaggi e questo è quello che mi ha permesso di avvicinarmi a questa realtà. E negli anni, organizzando questi ritiri, una delle cose che è successo è dicendo: cavolo, ma è bellissimo le cose che facciamo quando siamo insieme, sentiamo una grande connessione, un grande senso di comunità, sarebbe bello provare a crearne una. Quindi cos'è successo? Che con un gruppetto di amici nati dal Playfight abbiamo prima esplorato varie comunità facendo volontariato per dire perché dobbiamo inventarcene una noi piuttosto che andare a scoprire quello che già c'è, e qui la Rive è stata fondamentale proprio perché grazie a tutta la mappatura che la Rive fa con tutti i soci, la mappa che c'è sul sito e tutte le descrizioni di comunità ci ha permesso di orientarci nel capire cosa c'era in Italia. E successivamente siamo andati a visitare e fare volontariato sia qui a Meracchi, ad esempio, durante la raccolta della lavanda, sia a Torri, sia a Lumen, che in tante altre comunità rigenerative. E lì abbiamo scoperto tante altre realtà, come il CRIPS, quindi la possibilità di essere facilitatori di comunità apprendendo dai migliori modelli europei. Il CLIPS è una guida, è un formato che aiuta l'accelerazione e l'incubazione di comunità intenzionali, e quindi questo percorso permette di acquisire competenze, strumenti e mindset per facilitare queste comunità, perché gli studi che hanno fatto è che il 95% delle comunità fallisce entro i primi 2 anni. E la comunità europea ha finanziato questo progetto di raccolta delle migliori pratiche per far sì che le comunità potessero non fallire dopo i primi 2 anni. Mi viene ecologia, spirito e amore come tre parole per riassumere questa esperienza.